tutti noi, no? Ognuno di noi che sta in questa sala ha un suo calendario privato. È il tuo compleanno, il giorno che ti sei sposato, quando è nato tuo figlio, quando hai perso un genitore. È un calendario diverso per ciascuno di noi. E poi tutti noi assieme abbiamo un calendario civile. Il calendario civile è qualcosa di diverso dalle feste comandate. È quel calendario che incrocia le generazioni, le città, le nazioni, i continenti, e cambia verso la storia, improvvisamente, repentinamente. Se ci fosse qui e vi parlasse qualunque ragazzo americano che avesse almeno 25 anni, ma anche meno, vi saprebbe dire precisamente non dov'era, ma com'era vestito, la cravatta, se ce l'aveva, che aveva, la mattina dell'11 di settembre. E io lo racconto sempre, quando io ho studiato a Bologna, quando io esco dalla stazione di Bologna, non riesco mai a non buttare l'occhio sull'orologio di destra. Lo faccio, no, lo faccio. E quell'orologio è lì fermo, no, alle 10:25. E ogni volta ti viene da pensare che lì, per esempio, il calendario civile, il trauma fu tale che in quella città hanno deciso persino di fissare il tempo. C'era una Bologna prima, non di quella fase, di quella stagione, di quel secondo. E poi c'è stata un'altra città che è cambiata per sempre. 10:25 del 2 agosto del 1980. Nulla è stato come prima, dopo quell'istante. E quando i bambini passano lì sotto, hanno 10 anni, con lo zainetto, vanno a scuola, nati decenni dopo quella bomba, guardano l'orologio e lo sanno perché è fermo, perché non cammina. Mica pensano che sia guasto, perché nonni, zii, parenti, genitori gliel'hanno raccontata quella storia. Calendario civile. E allora io penso che se noi fossimo un paese che avesse ancora, penso che noi ce l'abbiamo, e almeno ce l'abbiamo noi, la dignità di costruire un calendario civile in questo paese, io penso che il 3 ottobre del 2013 dovrebbe entrare di prepotenza nel calendario civile di questo paese. Per quella barca che si è rovesciata nel canale di Sicilia, per quelle 330 bare schierate sul pavimento di un capannone, e per le biografie, le vite e le storie di quelle bare e di ciò che contenevano. È faticoso leggere quelle storie, no? Molto doloroso. La storia di una ragazza di 19 anni che partorisce mentre la barca si rovescia. Io sono un uomo, qualunque donna che è seduta qui dentro lo saprebbe dire molto meglio di me, ma che cosa c'è di più esplosivo della gioia inarrivabile di dare la vita ad una creatura e che si combina in quel momento con il momento più e l'istante più disperante, che è quello della perdita di tutto, di te stessa e della tua creatura. Una bambina di 10 anni l'hanno ripescata e gli altri che si sono salvati hanno raccontato la ragione di quella stranezza e aveva i piedi delle scarpette di vernice per un viaggio di quel genere. E la ragione è che la mamma, quando sono partiti, le aveva detto che andava verso una nuova vita, un nuovo paese, una nuova casa. E nella casa nuova ci si va vestiti bene. Quella roba lì è roba nostra. È carne nostra.